Oh, amiche e amici di Cavalli Musica, ciao a tutti e bentornati. Finalmente io e l'amico Stefano Belotti, che è dietro la telecamera, abbiamo un po' di tempo per presentare oggi uno strumento molto, ma molto interessante. In realtà è un brand che c'è da un po' di tempo, ed è Dixon. Questa è un'azienda nata nel 79 a Taipei, Taiwan, ma all'inizio l'abbiamo sempre un po' snobbata, no? Invece adesso hanno cambiato direzione e sono pronti decisamente per degli strumenti professionali. Stiamo parlando di questo shell kit in acero, costruito da Dixon ad un costo decisamente competitivo. 10, 12, 10 per 8, 12 per 9, 16 per 16, cassa da 22 per 18 e il rullante, vabbè che non è in acero ma in alluminio, che andrebbe visto a parte. Noi parliamo della batteria, sono 7 strati in acero col bearing edge a 45 gradi. Loro attualmente hanno sposato Evans, quindi sono delle Evans 1, monostrato, quelle che state sentendo adesso, molto libere. Per adesso la storia è decisamente cambiata. Questa è una batteria molto precisa, molto morbida, molto facile da suonare e molto accomodante. Ora, anche il professionista, ne parlavamo prima con Stefano, ha bisogno di sentirsi comodo, di sentirsi bene sullo strumento e di instaurare un feeling. C'è una cassa che è una bomba molto morbida, gestibilissima. La sto suonando io, che sono praticamente senza allenamento, la sto suonando nuda e cruda, senza coperta. Voi sapete benissimo che se non c'è la coperta, la pelle ritorna di più. È più difficile da suonare. Il suono che state sentendo viene da una telecamerina. Insomma, non abbiamo allestito, a noi non piace allestire molto e modificare molto i suoni. È chiaro che io vi invito a venire qui a provarla, anche perché ho degli altri strumenti Dixon da farvi sentire molto interessanti. C'è un jazz set molto, molto bello. Questa è una batteria rock, è una batteria insomma un po' per tutti i generi. Una batteria che può essere utile a fare qualsiasi roba. Le meccaniche sono decisamente migliorate. Dixon è sempre stata attenta, però insomma, non sono più le meccaniche leggerine di una volta, sono cromature bellissime e blocchetti di una certa qualità. I cerchi della cassa, che sono di diverso colore, sono sempre in acero, ma color mogano. Una certa attenzione sul pedale. Il pedale Charleston e pedale sono le cose molto importanti per un batterista, no? Adesso questo è un pedale doppio che io non ci provo neanche a usarlo perché so mia bu, non l'ho mai usato nella mia vita, né mai lo userò, che ha una velocità e soprattutto un ritorno pazzesco. Ma questo è un pedale che acquisterei perché è un pedale molto veloce, proprio si vede, cioè torna subito, non c'è bisogno di un allenamento e di un adattamento per poterlo suonare. Con un battente doppio per avere più lecca. E poi lo giri e c'è un po' più di soft, un po' più di suono soft. Una cosa importante è che io ho provato sia le due accordature, tirata e morbida. Ora, so che nel rock il 99% di noi
piace usarla bassa perché è più semplice, c'è un modo e un utilizzo più versatile nel pop e nel rock, no? Ma nel jazz può essere utile, e nel jazz o comunque nel Latin jazz, in questi. Sentite? Suona ancora. Non è così scontato che una batteria di questo prezzo abbia ancora un sustain a questo tiraggio qua, eh? Non è così scontato. Non è così scontato, quindi cioè, vuol dire che la precisione con cui è stata costruita è molto alta, cioè è uno strumento di alto livello. Ora, non so se ho detto tutto, a parte vabbè, la laccatura, che anche loro adesso hanno raggiunto, guarda Stefano, è bellissima, eh? Cioè una laccatura molto importante, è una laccatura costosa. Hanno anche, vabbè. Non a tutti piace, alcuni vogliono quelle satinate, ma fanno anche delle versioni satinate. Abbiamo una batteria, tra l'altro, Dixon satinata. Però questo modello qua, adesso lui sta inquadrando ancora le meccaniche perché sono effettivamente impressionanti. Spesso, la meccanica complessa non è sinonimo di qualità. Perché va incontro a delle regolazioni che non sono più finite, cioè tu cominci a regolare il pedale e non è più finito. Io dico sempre, il pedale e le meccaniche devono andare bene come le togli dalla scatola. Questo, così com'è arrivato, io trovo che sia un pedale fenomenale, benché complesso. Infatti io se dovessi acquistarlo non toccherei una virgola di quello che me ne guarderei bene di regolare questo pedale. Le pelli sono Evans, tutte monostrato, l'ho già detto. Il rullante è un custom alloy, un loro impasto di alluminio, cordiera 20 fili, ovviamente 10 tiranti. I cerchi della batteria e del rullante sono tutti tripla flangia da 1,6 mm, macchinetta molto bella, molto semplice, ma si vede già che è una macchinetta professionale. Anche questo è un rullo che insomma ha questo suono, e qui è dura, cioè il cuore della batteria. Deve piacere. E la potenza l'avete sentita, cioè per fare rock è l'ideale. Ora io vi ho spiegato tutto, vi ho detto la cosa più importante è che Dixon, questo marchio distribuito in Italia da Mogar, è tornata sul mercato prepotentemente con degli strumenti veramente interessanti a livello economico e a livello professionale. Venite, vi aspettiamo qui tutti, Giacomo e Eugenio vi faranno provare in questa stanza tutte le batterie che volete, ma soprattutto io vi consiglio di venire a provare questa qui che è già montata qua e gli date due lecche e mi darete ragione, ok? Grazie mille per averci seguito e ciao a tutti.